manifestazione in cui vogliamo riprenderci la nostra città, in cui vogliamo dire sì alla casa, sia al lavoro, sia ai servizi e in cui vogliamo portare tutti questi sì in comune. Qui viviamo e qui restiamo sarà lo slogan che il 18 novembre scandirà la manifestazione organizzata da gruppi e comitati che si sono confrontati a San Trovaso all'Assemblea Sociale per la Casa, per difendere il diritto di rimanere a Venezia, per chiedere politiche che rispondano ai bisogni dei cittadini e non solo dei turisti. Non ne parla, la politica istituzionale non ne parla, da parte della Giunta Brugnaro non c'è nessuna presa di posizione rispetto alla residenzialità. Abbiamo una quantità di patrimonio pubblico inutilizzato enorme, che sono case, il pubblico in tutte le sue articolazioni sono case, dell'ATER, del comune, di altri enti assistenziali. Abbiamo un patrimonio enorme del demanio, chiuso. Il lavoro rimane imprescindibile, affermano dall'Assemblea, se si intende mantenere viva una città e non un parco a tema per turisti. Una città è tale perché c'è una biodiversità, è come in natura, perché c'è una biodiversità, una pluralità di lavori, di economie. Non possiamo vivere in un territorio che respira con un'aria sola, che è quella del turismo di massa, che poi porta i lavori precari, eccetera. Bisogna andare in comune, bisogna riprenderselo questo comune, perché non c'è nessun ticket da mettere in questa città. Siamo stufi di sentire parlare di ticket di turismo, ma siamo stufi di sentire parlare dei turisti. Bisogna ripartire da noi e da noi. Quindi vogliamo le case, vogliamo che gli studenti possano stare qua, vogliamo una città in cui vivere e in cui, caspita, poter vivere bene.